Prova, prova, 1, 2, 3, prova. Prova. Aspetta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre, prova, uno. Uno, due, tre. Clicchi sopra, apri. We'll be right back.
buongiorno a tutti i telespettatori che sono in attesa di assistere alla gara Virtu Cisarano Bergamo contro il Club Milano, qui dal Carlo Rossoni di Cisarano. E finalmente abbiamo delle belle giornate a cui poter dedicare anche il tempo, un sole che comunque permette la disputa della gara in scioltezza, 20 gradi, per cui siamo nell'ottimo. Accanto a me, Rota Aurelio, c'è Gabriele Viscardi. Un buon pomeriggio a tutti. Ed in regia Matteo Maffioletti. Vi indico subito le formazioni schierate in campo. In maglia gialla il Club Milano con numero 1 Stucchi, 2 Foschiani, 3 Di Uoi, 4 Costa, 5 Tordini, 6 Rigo, 7 Panzani, 8 Natale, 9 Diò e Qualla, 10 Goffi, 11 Ruiz. A disposizione di mister Scavo in panchina troviamo col 12 Vignati, 13 Greco, 14 Fossati, 15 Mazzitelli, 16 Minelli, 17 Cuoco, 18 Bregasi, 19 Grechi, 20 Diò Mouna. Mentre invece la Virtu Cisarano Bergamo in maglia rossa schiera col numero 1 Pelliccioli, col 2 Colleoni, col numero 3 Viscardi Alessandro, col 4 Tosi, 5 Cazzola, 6 Nessi, 7 Cortinovis, 8 Prinelli, 9 Bertoli, 10 Careccia, 11 Austoni. A disposizione del mister Ivan Del Prato in panchina abbiamo col numero 12 Cavalieri, 13 Mosconi, 14 Puccio, 15 Berzi, 16 Viscardi Daniele, 17 Cosenza, 18 Ghisleni, 19 Belloli, 20 Sant'Onocito. Dirige l'incontro il signor Scioccolone della sezione di San Donato Piave, coadiuvato dai signori Pagano e Ardesi, entrambi della sezione di Brescia. Gabriele, una presentazione veloce di questa gara, due squadre in salute? Sì, beh, sono anche due squadre in salute, insomma, la Virtus Cisarano Bergamo arriva da una vittoria esterna per 3-1 contro l'Arconatese, una vittoria buonissima vedendo la posizione in classifica dell'Arconatese, insomma, fuori anche casa. Se l'ultimo periodo di questa squadra è stata un po' altalenante. Invece troviamo una buonissima vittoria da parte degli ospiti sulla Varesina, quasi inaspettata, dopo aver perso con la Real Calepina, e insomma sono ben lanciati. Un campionato con tante sorprese, sei d'accordo? Sì, beh, ci sono parecchie sorprese, ma comunque mi viene da notare il Piacenza che comunque si è fatto raggiungere. Era tra le favorite, adesso addirittura secondo, perché si è fatto raggiungere da un Palazzolo che nel girone di ritorno sta facendo i miracoli. Sì, come anche il Desenzano, che il Desenzano, ricordiamo, che è la squadra che nel girone di ritorno ha fatto più punti in assoluto. Forse il Piacenza, mancanza di continuità, magari non abituato magari ad andare su certe piazze, però Piacenza potrebbe, con i nomi che ha e con la società dietro, poteva magari anche gestire meglio il vantaggio. Sì, beh, certo, Piacenza comunque viene dalla Serie C, non è semplice la Serie C, ma scendere in Serie D comunque non è mai semplice ritornare su poi, e ovviamente loro sono la squadra più forte sulla carta e devono onorare la propria squadra, la propria storia, sì, e tornare su il prima possibile. Ma dai, auguriamoci una buona gara anche oggi. Da segnalare che però contro l'Argonatese ha esordito anche in maniera ottima con Leoni Roberto, un altro 2005 della cantera della Virtus, confermato anche oggi titolare, perciò ben venga, nonostante la Virtus si porti dietro 6 infortuni di 6 titolari, che è tutto l'anno che ce li sta portando praticamente. Tanti anni di calcio non ho mai visto una falcidia di infortuni così gravi, quali crociati, fratture al malleolo e di tutto e di più. Auguriamoci che questo campionato possa anche mettere appunto, avendo dovuto attingere tantissimo in quella che poteva essere la nostra cantera. Foto rituali, foto solite, di circostanza, e poi pronti a partire. Da segnalare anche oggi Varesina Caldiero. Varesina Caldiero, insomma, uno scontro importante, porterebbe una delle due squadre sicuramente. Si potrebbe eliminare alla vittoria di. Alla vittoria finale comunque si potrebbe eliminare, sì. Potrebbe anche portare, in caso di partite però, giocate male dalle prime due. Allora, insomma, calcolando che ci sono appunto le canoniche 5 gare, andare al termine, mettiamoci dentro tutto.
Nell'arco però di tre punti, quattro punti, ci sono una, due, tre, quattro, addirittura cinque squadre, cioè tutte... Sì, sì, tutto è possibile fino alla fine. Partiti comunque, partiti. Ruiz subito pronto, contratto da Prinelli. Dietro subito sul numero 3 Duoc, ed il centrale difensivo cercherà di far ripartire l'azione. Palla filtrante, subito un 1-2, careccia sulla palla, viene spinto dal numero 8 Natale. Arconatese che forse vedendola un po' da fuori ha sofferto un po' la rosa risicata, perché le ambizioni poteva anche averle se nei momenti cruciali ci fosse stato male qualche ricambio. Non è che dobbiamo suggerirlo noi, però qualche ricambio magari sul pronto, insomma. Sì, beh, comunque è una squadra che fa sempre bene la prima parte di stagione, poi arriva la seconda subito, parte di stagione. Già subito Viscardi sull'out. Sarà un bel duello anche ora fra pesi massimi, fra giganti. Attenzione, attenzione che qui, bravissimo, bravo Tosi. Stiamo rivalutando Tosi in tutte queste partite. Sì, ha cambiato ruolo, ha cambiato, bravo, sì. Si è ridimensionato in un ruolo che comunque lui ha giocato, è tornato a farlo e lo sta facendo nel migliore dei modi. Vediamo. Subito Cazzola, lungo su Bertoli, precisissimo il passaggio. Bertoli che è il cannoniere con 15-16. 15 gol. Oh, attenzione, bomba tiro, di grandissimo tiro di Careccia. Sì. E subito Stucchi a guadagnarsi la giornata, Subito Stucchi a guadagnarsi la giornata. Sì, grandissima parata, sì. No, due bei gesti tecnici, gran tiro di Careccia e Stucchi che... Vediamo che subito pronto, incaricato Austoni. L'arbitro che, visti anche le altezze dei giocatori in campo, sì, molto, l'arbitro sparisce un po'. Molto grandi giocatori in campo. Sì, beh, attenzione, si parla alti. Di giocatori alti 1,90. Per cui l'arbitro, che è un fisico normale, magari spariva un po'. Subito una tirata di maglia su Nessi, probabilmente. Ci sono, il problema rimane lì. C'è stata una tirata di maglia, che la maglia di Nessi col difensore ospite è diventata XXXXL, tipo le promozioni che fa la Lidl, cioè maglia extra large. Bertoli, Tosi, non gli esce il numero a Viscardi. Comunque dovrebbe essere, viste le posizioni in campo dei giocatori e la voglia dei giocatori, dovrebbe essere una bella partita oggi. Sì, sì, viste gli auspici, sono partiti soli finalmente dopo una settimana. No, sono partiti bene entrambi le squadre, per cui segnalare anche il Club Milano, una squadra molto giovane come età. Cazzola pronto a rimettere in avanti, palla che viene intercettata dal difensore centrale, poteva essere un ottimo assist anche per Bertoli. Goffi in avanti, però palla messa male e Prinelli riesce a mandarla in fallo laterale. Comunque dall'ultima partita soltanto un cambio nelle nostre file, insomma, al posto di Ghisleni è entrato Austoni. Sì, vuole perché... confermare la grandissima partita fatta contro l'Arconatese. Anche questo ruolo riscoperto di Cortinovis sulla fascia. Tutto nuovo anche per lui, eh. Un ruolo tutto nuovo anche per Cortinovis, perché che ha fatto molto bene, anzi anche il gol è arrivato nell'ultima partita. Cortinovis forse penalizzato da qualche infortunio. Sì, qualche muscolare. Sì, esatto, quegli infortuni che non ti permettono di avere continuità durante la stagione. Vero, arrivato a stagione in corsa, ha voluto mettersi alla pari subito.
Comunque una stagione sicuramente positiva per lui. Sì, sì, positivissimo, assolutamente. Ha dato una grandissima mano a questa squadra quando ce n'era bisogno. Mm. Costa lungo. Cazzola. Rimbalza un po' strano del pallone. Palla dietro. Costa. Un gioco verticale del Club Milano. Beh sì, deve provarci assolutamente. Deve togliersi da quella posizione lì che è insidiosa, no? Anche per noi in realtà. Però la loro necessità è molto più grande della nostra. A parte che quella forbice, vedendo magari che ci dovessero vedere i risultati di oggi. Nessi. Subito Cazzola, Nessi. Il nostro gigante è buono, Nessi. Palla a scavalcare direttamente su Colleoni. Colleoni pronto a ribatterla, forse Austoni non è l'ideale per un lancio del genere. Dio è qua, è un giocatore che di forza, di peso, è sì, molto fisicato. Molto, molto forte come giocatore. Classe 99. Mi ricorda un po' Ngingue del Ponte San Pietro. Ti fermi lì? Sì, due giocatori veramente similari, no, speculari, similari e tutto, cioè prende i palla. Con Leoni lungo su Bertoli. Bertoli che viene anticipato da Diuoc. Bertoli che sta facendo una stagione pazzesca, immenso, 15 gol, pochissimi su rigore, forse 2 o 3 su rigore, sembra 3 o 4, no, forse 3. Non vorremmo stare. Beh, comunque sarà un giocatore che qualche attenzione. Beh, sicuramente l'ha creata. Cioè, per gli addetti dei settori è normale. L'attaccante palla che palla filtrante, molto. Attenzione. Attenzione, attenzione. Numero 2 Foschiani. Foschiani la rimette dentro. Nessi lungo a spazzare. Bravo Bertoli nella protezione del pallone, sì. Ora careccia, lancio lungo a cercare Austoni. Termina palla fuori, palla che fuori. Gira un po' male, termina fuori. Andiamo, giro palla. Parte del Club Milano. Vedendole poi in campo cerchiamo di un 3 dietro, 3-5-2. Sì, può essere un 3-4-3 quasi. Sì. 3-5-2. Sì, poi è finalizzato, no, ma forse è finalizzato solo la punta, solo la punta centrale. Vedremo poi nello svolgere della gara quando si posiziona diversamente. L'auto deve anticipare, attenzione, lo strapotere fisico, prova ad andare via. Gol dell'1-0. L'avevamo appena anticipato prima. L'avevamo anticipato prima. Grandissimo gol di Dio. Visto dall'alto era un bel gol. Gol di potenza. Gol anche di precisione. Dio e Qualla. Gol. Perché infilarsi in mezzo a due giganti tipo Nessi, tipo Cazzola e lasciarli sul posto non è da tutti, Club Milano in vantaggio. E ora la Virtus dovrà cercare di fare qualcosina in più, anche il minimo, per riprendere il pareggio e poi vedere di far su anche la partita.
Palla dietro a girare, Nessi subito su con Leoni, con Leoni alza la testa dietro a Cazzola, Cazzola Nessi, Bertoli su con Leoni che è libero, molto bene con Leoni, controtempo Cortinovis che pensava fosse qui dietro la palla. Numero 11 Ruiz, pronta a far partire. Nuovo gonfia a mettere giù il pallone. Ancora il pallone per Diò che ha lo spazio per girarsi. Il lancio sulla fascia per il numero 11 arriva, che riesce a mettere in mezzo questo pallone. Non molto c'è bene, ha fatto un'azione importante anche Ruiz. Può ripartire la Virtus con Careccia. Virtus, sì, che sperando di trovare sbilanciate la squadra avversaria. Sono in posizione di Viscardi, c'è in mezzo Prinelli, alla fine tiene il pallone, viene servito Viscardi. Uno contro uno. Va via il difensore, cross in mezzo, buono. Sul secondo palo cross, non c'è nessuno peccato. Però. Nessuno ha chiuso sul palo fisicamente, sul palo palo. Sì. Si sono fermati pensando che fosse un cross dietro, ma li devi mettere per forza lì, per essere appena toccati o da te o dal difensore che ti marca per essere mandato in rete. Quello che pensavamo una bella partita si sta sviluppando, speriamo. Beh sì, comunque c'è stata subito la reazione con questa, con questo contropiede da parte della Virtus, è un buon segnale. Bravo Nessi qui di testa, si continua a giocare, Diò sempre al centro dell'azione del Club Milano. Ora Goffi, Goffi prova ad inventare col suo destro, si accentra, controlla lo spazio, allora torna ancora da Costa, Costa va da Panzani, affronta Tosi, arriva anche il tiro in porta, ma è troppo, sì, un tiro in porta che forse l'ha schiacciato troppo, è sul troppo primo palo. Chiuso sul quindi primo palo dove c'era il portiere, se l'avesse messo sul secondo palo, sì. Comunque bravi, cioè una brava azione. Adesso si riparte da dietro. Con Leoni anche preoccupato alla posizione in campo. Un 1-2 fallaccio su Careccia da parte di un avversario, ma nulla di grave. Sulla palla Careccia. Cross lungo su Nessi. Nessi bello da rimettere dentro per Cazzola. No, peccato. Cazzola non è riuscito a indirizzare la palla con la forza. Peccato perché era veramente quasi uno schema, sì, era uno sì, schema. Sì, è uno schema questo. È uno schema. È uno schema. Bello. Palla lunga su è calciato, sì. Loro cioè, Club Milano che gioca molto sugli avanti propri. Anche Panzani ora ad affrontare Viscardi, lo salta con velocità e bravura, cross in mezzo dietro dove c'è Goffi che arriva, non calcia subito, poi arriva il tiro ma viene murato da Prinelli, forse ha aspettato un po' troppo a tirare, ma voleva essere sicuro perché tante volte l'istinto ti direbbe tira, poi c'è la ragione che ti dice aspettiamo. Non se l'è sentita di calciare questo piede debole. Attenzione, ripartono ancora, però il Club Milano che sembra galvanizzato. Viene messo giù, forse qui c'è fallo, ma si continua a giocare. Ora Tosi dentro per Bertoli di prima, riesce a cedere il pallone a Careccia, che può andare da solo sulla fascia. Cross in mezzo d'esterno, attenzione perché in qualche modo Tordini sì. Fa. Tordini sì. Fa buona guardia e mette il palo laterale. C'è un po' di agitazione intanto nella panchina della Virtus. Si gioca, Careccia. Cross di sinistra, bello, cross in mezzo dove arriva Bertoli, può andare al tiro, ma viene anticipato. Anticipato poi la colpisce male. Comunque si stanno iniziando a vedere molte occasioni.
Beh, l'importante è che la Virtus si prenda consapevolezza che può magari raggiungere come minimo anche il pareggio, perché comunque l'andata era finita bene, molto bene, partita spettacolare, cioè da entrambe le parti sì. Fino all'ultimo minuto tra l'altro. Rigore parato. Sì. Ma diciamo che è stata una gran bella partita, bisogna dire bravo a tutti i giocatori che c'erano in campo, Bello pallone per Cortinovis, la tiene in campo, anzi no, secondo il direttore di linea Cortinovis che si inventa un nuovo ruolo. Sì, come abbiamo detto prima, ha cambiato ruolo da l'ultima partita, difensivo. Sì. A esterno sta facendo anche molto bene. L'ultima partita insomma è andata anche in gol, ma anche le sue cavalcate lungo la fascia, insomma, ce le ricordiamo bene. Bravissimo qui a andare via al numero 4. Panzani si gira. Decide di tornare ancora da Costa. Tordini prova a salire col pallone. Tordini porta spasso Ostoni, pallone è sul 2, ma voglio controllo, attenzione perché sono ancora nel corso in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore finché con Leoni non ci mettono pezzi. Bravo con Leoni, sì. non è andato in tilt. Comunque sono pericolose entrambe, sì, le squadre, per quello che ti dico, se la Visaglia è stata la partita d'andata dove c'è stato spettacolo, non poteva essere da meno neanche questa. Beh sì, si stanno affrontando proprio a viso aperto, nessuna sta aspettando l'altra. No, assolutamente no. Sono in due sul pallone alla bandierina. Va Goffi e Costa con le due braccia alzate. Cross in mezzo, molto lungo, cercare Tordini, il cross in mezzo a sua volta, ma Pelliccioli fa sul pallone. Sì. E probabilmente giocano anche di schemi, perché vuoi mai della precisione di chi crossa, che vediamo che la palla arriva sulla testa dove la inviano. Gli allenatori possono anche sviluppare determinati schemi. Siamo al 17esimo. Cazzola con Leoni, costretto a tornare indietro da Pelliccioli. Non ci sono spazi in questo momento tra le difese del Club Milano e Ranessi. Tutti dietro palla, giustamente, anche il Club Milano. Si torna sempre da Colleoni, si alza in marcatura Goffi, Ranessi. Per curiosità è l'unico risultato cambiato sinora sui vari campi. Bravo Bertoli a venire a prendere questo pallone indietro, ora Cazzola si può aprire con il lancio lungo a cercare Cortinovis, mette giù bene questo pallone e arriva addirittura a crash in mezzo, sbaglia l'anticipo Tordini, insomma si è venuto a creare un buco. Austoni ha fatto una finta che ha disorientato proprio se Tordini. Se qualcuno l'avesse prevista dei nostri attaccanti era tanta roba. Ancora Bertoli. Col pallone. Bertoli che di fare parto da solo. Sì. Insomma uno che fa 15 gol in Serie D. Prinelli. Non è dietro Tosi, attenzione, sbaglia il controllo ma riesce comunque in qualche modo a recuperare il pallone. Molto bene Tosi, bravo Tosi. Sucareccia affronta il difensore in maglia gialla, Careccia si ferma, vede Viscardi, cross in mezzo di prima, fa solo il pallone, però forse troppo sul portiere? Sì, forse troppo sul portiere. Perché questi cross o li metti lunghi a scavalcare il portiere oppure li devi tirare un po' la sassata. Dove va? Ricordiamoci della parata capolavoro anche di Stucchi, subito all'inizio. Sì, una bellissima parata, insomma, evidenziare anche la reattività di questa squadra subito dai primi minuti. Bravo Bertoli, la tiene in campo. Questo pallone fondamentale, Careccia. Ora Bertoli. È la catena di destra che deve decollare a favore della Virtus. Quando spingiamo da destra siamo veramente pericolosi. Sì. Abbiamo dimostrato anche in altre partite. Ora è vero. Cazzola. Si è alzato Cortinovis. Ma il pallone per Austoni. Bello il controllo di Austoni. Cortinovis il cross in mezzo di prima. Ma l'ha preso un po' di. Non era semplice. Sì, così, un po' di controvalzo, un po'. Ora! Passata in vantaggio anche l'Arconatese sull'Atrizio.
ribattuto Foschiani. Palla fuori dallo stadio. Furto pubblico anche, possiamo dirlo? Sì, oggi sì, veramente. Oggi c'è molta affluenza. Sì, mettici anche la bella giornata, eh. Radio Panzani. Buona via. Servito Costa, ora Goffi. Si va anche da Ruiz. Goffi. Temporeggia, pallone per Panzani, affronta con Leoni, bello il pallone dentro per Goffi, ancora il pallone in mezzo, ma troppo lontano Foschiani. Foschiani riprova il cross in mezzo, non c'è nessuno, anzi Nessi a mandare in calcio d'angolo abbassandosi con la testa. Sta spingendo veramente forte il club Milano. Sì, beh, vede che riesce ad affondare, sfrutta il momento. Poi ricordati che la Virtus è sempre un diesel. Comincia a carburare dopo il 20esimo, come solito. Non è un caso che prenda un gol sempre in primi minuti. Ecco, se forse si fosse andati a migliorare questa cosa. Beh, ma è una caratteristica delle squadre, non si può far poco. In mezzo. Tante volte non ci puoi fare neanche nulla. È come se tu, quando fai una torta, quelli gli ingredienti, ne metti prima uno, poi cambiano, ne metti prima l'altro, quell'altro, quell'altro, alla fine la torta. Ma quella. Sì. Si abbassa Careccia e si alza Viscardi. Scivola Careccia. Addirittura l'allenatore ad abbassarsi sulla pressione di Careccia. La palla! Palla dietro a Cazzola. Sì. Viscardi. Tosi. 1-2 chiuso bene con Viscardi nello stretto, messo giù Bertoli, non c'è fallo, si continua a giocare. Allora Dio va via in velocità, messo giù e qui c'è l'ammonizione meritata in es. Veramente oggi è così, un giocatore del genere oggi è così. Un giocatore immarcabile fino oggi ad ora. Sì, fino ad ora sì, se è immarcabile. Se Nessi ha difficoltà e Cazzola ha difficoltà a marcarlo, probabilmente devi dare merito anche alla bravura del giocatore. Sicuramente. Sta facendo tutto quello che vuole finora. Sì. Ancora Costa sulla battuta, palla dentro, un braccio in alto, pallone in mezzo, esce bene Pelliccioli, il pallone però gli sfugge di mano, poi viene rilanciato via il pallone, ora Club Milano Austoni, con Austoni alla rincorsa della palla, Ruiz il lancio lungo, attenzione, esce Pelliccioli, bene con calma qui invece rispetto all'intervento di prima, che ha avuto un brivido, ma ci sta, comunque giovane come giocatore, è ritornato in porto dopo un anno e mezzo di infortunio, sono le seconda terza partita da questa Cazzola, palla, peccato troppo sul portiere, sai che se la calciava più forte sarebbe stato un pallonetto a scavalcare il portiere, bello questo rilancio del portiere, perfetto sulla fascia per Panzani, attenzione, uno contro uno su Colleoni, riesce ad andare via, attenzione perché qua c'è calcio di rigore. Un rigore, va. Da rivedere. Secondo me potrebbe anche starci comunque, perché gli ha tagliato la strada e con Leoni per caso non può farci nulla. L'arbitro era lì, per cui non può farci nulla. Non è che possiamo contestare. Sei scarso, direttore!
qualche protesta da parte del pubblico virtusino. Però se al 25esimo si va sotto di 2-0. Parte Goffi contro Pelizzoli. Sì. Ci aspetta solo il fischio. Parte Goffi. Palo, gol. Gol. Palo, però entra in porta e fa il giro all'orologio. 2-0. Vediamo adesso poi con calma eventualmente il replay. E come dicevi te, ci poteva magari eventualmente anche stare se... Ripartiti. Insomma, un 2-0 il primo tempo è abbastanza pesante come risultato. Pesante, pesante, fidati. Anche quando c'è un giocatore come Dio davanti che sembra essere incontenibile. Beh, oggi è la sua giornata, eh. Perciò... Con Leoni. Cazzola. Lancio lungo a cercare tra le retrovie Viscardi. Che va via con una grande giocata. E si fa mettere giù da Foschiani. Comunque avevi visto giusto anche nel lancio perfetto da parte del portiere sul giocatore, ecco, difatti sto rivedendo l'azione. Sì, si è fatto un lancio veramente preciso. Beh, gli ha tagliato la strada davanti, da fumo, è stato molto di traverso, sì. Con Leoni correva diritto, si è buttato davanti. Careccia, te lo possono anche concedere il rigore. Lo si è messo sul secondo palo. Non c'è nessuno però. Molto bravo appunto Panzani. Careccia cerca di muovere gli animi dei propri compagni. Ora il pallone in profondità con una spizzata di testa. Nessi pressato da due giocatori. Rilancio lungo. Costa mette benissimo giù il pallone e guadagna la rimessa laterale. Comunque giovani ma anche esperti come giocatori, con personalità, sì, sì, al Milano. Si è visto come Panzani ha preso il calcio di rigore, molto furbo. Sì, sì, ma ci sta, pronde oh. E pensa che quando si è messo di traverso era già in caduta. Ancora Panzani. Comunque finora Panzani è un po' più positivo. Sì, non è più la partita ora. Ruiz va via in velocità, Curtinovis si dimentica del pallone per un momento. Però ritorna sui suoi passi e ora Curtinovis riesce a limitarlo. Con Leoni, rilancio lungo. Qui c'è fallo. Fallo da parte di Diok. Diok. Battuta corta, ora Cazzola va da Nessi. Si spinge in avanti, ma la Careccia, Nessi. Ci stiamo avvicinando anche al 30esimo, Gabriele. Non è ancora buono. Viscardi punta l'uomo. Pallone dietro, è troppo lento. Attenzione perché può ripartire Costa. Mette giù benissimo questo pallone di Dion, che può andare in tutta velocità verso la porta. Attenzione, arriva pure il tiro. Bellissima azione. Veramente. Molto bravo Dio, che giocatore, veramente.
lo stop che ha fatto sul lancio di Costa. Controllo, poi, controllo, piede controllo, morbido, veramente. Controllo in corso col piede morbido. Tu immagina, è una delle cose più difficili che posso fare, soprattutto un giocatore della sua prestanza. Controllo poi, in corsa col piede morbido e poi si è palla lanciato, palla che gli si avvicina, poi si è lanciato come hai detto da metà campo. Oggi sarà uno di quei giocatori immarcabili. Non si riesce a marcare questo giocatore. Bravo Pinelli ad andare via, il pallone però esce. Bravo lui, sa andare via velocemente con Leoni, chiude anticipando Dio e di testa invece Rigo si affida a Stucchi. Serie di colpi di testa, poi Viscardi è costretto a mettere fuori, rimessa laterale per il Club Milano. Club Milano che finora non ha demeritato assolutamente. No, assolutamente, sta meritando, nonostante magari ci siano per alcuni qualche pensiero diverso sul fatto del rigore, insomma sta meritando. Goffi prova il tocco sotto, cercare il compagno. Pallone che però termina sul fondo, vuole ripartire subito Pelliccioli, ora Cazzola. Su ragazzi, dai su! Nessi. Cazzola sale palla al piede, si allarga anche con Leoni. Alla fine il lancio per Careccia, Tordini intercetta, pur aspettandoci magari qualcosa in più come carriera da parte. Attenzione a Panzani che è ripartito in velocità ancora una volta, va sul fondo, sterza, scivola ma rimane lì, prova ad andarsene, il cross in mezzo ancora, però rimane lì. Nessi forse la prende con la mano ma si continua a giocare, attenzione perché c'è il contropiede con Careccia, dentro per Bertoli, 3 contro 4 ancora per Careccia, devono però incrociare gli attaccanti. Punta Rigo, Careccia prova il tiro, grandissima ancora, parata ancora di Stucchi a salvare la sua, ancora Stucchi a salvare la sua porta. Stavo guardando un attimo anche la carriera di Duo e Qualla. Abbiamo visto comunque ha fatto molto dilettantismo, tipo, e mi viene strano perché un giocatore del genere magari poteva arrivare da chissà quale squadra, però abbiamo visto che ha fatto Vigevano, Casatese, Voghera, Castanese. Cross in mezzo, non arriva nessuno, allora Careccia sul limite sinistro, sterza, cross in mezzo è buono ma è troppo, ancora una volta sul portiere, sì. Stucchi esce e fa sul pallone. Stucchi che all'andata aveva fatto due errori importanti, che ci aveva permesso anche di far gol. Comunque anche lui è un portiere con esperienze professionistiche, per cui adesso qualche fisco all'indirizzo di Stucchi che ha trattenuto. Cortinovis rilancia a lungo, c'è Costa che fa sul pallone. Goffi. Bravo Diocca a liberarsi della pressione di Austoni. Ora Tordini. In mezzo per Costa. Bravo, sbagliato bravo, il passaggio. Tosi. Si intromette bene. Pallone per Bertoli defilato. Prova ad andare al tiro Bertoli. Stucchi in due tempi. E non l'ha incrociato abbastanza. Pallone. Se lo avesse incrociato magari qualcosina in più l'avrebbe potuto fare. Dai ragazzi, fermaci, dai! Dai, 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 dai! Prima di sera, abito! Ancora Stucchi che indispone un po' tutto il pubblico. Ecco, viene poi. Vediamo come riparte la Virtus. Austoni,
Tosi, Prinelli. Un po' in ombra oggi Prinelli, forse. Tosi. Virtus che sta cercando di... Palla buttata dentro. Cortinovis pronto. Peccato. Palla che va. Bravo Colleoni, il pallone rimane lì. Ronessa, attenzione, si può ripartire con Colleoni. Diciamo che Colleoni riesce anche con un po' di fortuna a interrompere un'azione che poteva essere pericolosa. Sì, cross in mezzo di Cortinovis, non c'è nessuno però in mezzo all'area. Prinelli. Prinelli. Bene, Prinelli. Lancio lungo, bravo Cazzola che è riuscito a contenere forse per la prima volta, addio. E ora Viscardi. Careccia. Un 2-0 che forse ti tarpa un po' le ali. Sì, insomma, un 2-0 che... nel primo tempo è sicuramente difficile da recuperare, ma cioè, più che altro ti mette a livello, se ci fosse il gol del 2-1, attenzione, il pallone arriva lì Careccia, fuori gioco, cioè, fuori gioco. Nonostante ha tentato l'acrobazia. Con calma Stucchi. Sì, sì, beh, ricordiamoci l'andata e speriamo. Parla lunga, già subito. Foschiani. Vede, l'inserimento di Natale non viene servito. Viscardi mette giù col fisico, ma... secondo il direttore di gara qui c'è fallo. Arriviamo fino sulla tre quarti e poi non riusciamo a finalizzare. Tutti in area di rigore a difendere la propria porta, a parte ovviamente Austoni e Viscardi. Ma noi ne abbiamo viste tante di squadre che portano tanti giocatori in area avversaria e tante squadre che nella propria area si difendono con tutti gli effettivi. Prossimo mezzo di Costa, allontana Bertoli e poi Viscardi a concludere il disimpegno. Che alla fine gli riesce a Bertoli. Palla che termina fuori. Un Tordini che impedisce la ripartenza. Viscardi procede subito su Tosi. Careccia, ancora Tosi, si deve cambiare lato di gioco e il lancio arriva proprio per Cortinovis. Cortinovis lascia lo spazio a Prinelli, ma si continua mano, a giocare. Sì, fallo di mano, ma attaccata al collo. Lancio lungo, stavolta è sbagliato. Cazzola può far sul pallone, ora Pelliccioli si affida a Nessi per la fuoriuscita di questo pallone all'area di rigore. Non dovrebbero portarla così tanto, ma avere già il passaggio pronto, perché Careccia portare la palla a 20-25 metri permette anche agli avversari poi di rientrare. Sì, assolutamente. Careccia serve Viscardi sulla fascia, affronta Foschiani, poi spazza nel fallo laterale Rigo. Nessi. Un 1-2 ancora con Austoni. Ancora Nessi, il pallone dentro, cercare Careccia, sì, ma peccato. È sbagliato. Sono sbagliate le misure. Stiamo arrivando al 40esimo quasi, Gabriele. Sì, siamo al... Tolto via quei due tiri di Careccia, Virtus è impegnare il portiere, cioè non c'è più arrivata. No, forse con un'occasione di Bertoli. Poi... Sì, però è un po' pochino. Vuol dire che comunque anche gli altri stanno facendo buona guardia. Natale di testa, due volte, alla fine colpisce Nessi. Foschiani,
sulla rimessa, si fa vedere Goffi e si alza Diok, servito proprio il numero 3. Pallone ora largo per Ruiz, sul controllo, fa secco, Cortinovis, poi Cazzola allontana il cross senza fallo, ma in realtà arriva il fischio più tardi. Riparte subito Cazzola, palla su Careccia, sovrapposizione di Viscardi, Careccia però vede Bertoli. Bertoli che con Rigo se la raccontano, eh? Con Leoni, Cortinovis, non c'è spazio, si torna da Tosi. Bertoli, bello il passaggio dentro, ora il pallone per Ostoni che prova ad andare via. Bravo Diok, il pallone rimane lì, però Tosi, dopo una serie di contrasti, non è... Sì, qualche spinta, ma però non rimane decisiva. Piedi, sì. Eh sì, difatti. Cross in mezzo di Careccia, sul secondo pallone dove arriva Cortinovis. Grandissimo gol ancora di Cortinovis. Cortinovis. Ancora secondo Cortinovis. Secondo gol dopo due partite che da esterno, grande gol di Cortinovis ancora. Un esterno moderno quasi. Sì, sì. Ed ennesimo assist di Careccia. Beh, Careccia, lo conosciamo bene, dai. Un 2-1 che ti rimette in posizione perché poi i gol presi agli ultimi minuti del primo tempo sono quelli più fatali, sì. No, sono quelli che ti devastano, no? Perché l'istinto sarebbe quello di riprendere subito e di recuperare subito, mentre invece non c'è proprio il tempo materiale per gestirlo. Adesso sarebbe comunque qualche risultato su qualche campo cambiato, Gabriele. Vediamo Brusaporto che perde in casa con Piacenza 1-0, Casatesi 1, Pro Palazzolo 0. Attenzione, Casatese che sta vincendo contro Pro Palazzolo. Castellanzese 0, Ponte San Pietro 1. Attenzione alla ripartenza, appunto. Sì, esatto. Potrebbe essere un 1-2 di quelli decisivi. Careccia, eh? Cross in mezzo, troppo sul portiere ancora una volta. Eh sì. Clivense 1, Caravaggio 0, Folgore Caratese 0, Desenzano 1, Real Calepina Legnano 0-0, Trizium 1, Arconatese, scusate, Trizium 0, Arconatese 1, Varesina 0, Caldiero 2, Villa Valle 2, Crema 0. E qui a Ciserano troviamo Virtus Ciserano 1, Club Milano 2. Succhi, lancio lungo dopo le lamentele di perdite di tempo. Sì, un entrato. Bravo, un po' qui Cortinovis. Qualcuno si è fatto. Attenzione perché si è fatto. Speriamo veramente male Ruiz. Vedendo Ruiz come chiama i soccorsi. Ma in realtà il fallo l'ha fatto proprio il numero 11, sì, a Milano. Arrivando in ritardo sul pallone. Anzi, sulla gamba di Cortinovis. Stavamo parlando appunto di risultati strani prima. Palazzolo che perde, Piacenza che vince. Palazzolo che quindi sta perdendo. Caldiero che vince. Palazzolo che perde con la Casatese. Sì, 1-0. Piacenza che vince a Brusa, con sì. Brusa Porto. E Caldiero che vince. Attenzione che probabilmente è più serio questo. Questo infortunio. Insomma, quindi in questo momento il Piacenza è il primo. Sì, con un punto di. Da solo. Sì. Con un punto in più del Caldiero. Con il punto in più del Caldiero, sì. Tato Ponte che ha cambiato l'allenatore settimana scorsa, e se facciamo conto che ha vinto giovedì e sta vincendo oggi. Beh, una buona scelta forse da fare anche no, un tra l'altro era l'allenatore del settore giovanile, bene chi ci ha visto. Allievi elite. Sì, 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 allievi elite. Nulla di grave, per cui. No. Ah no, è proprio. Ah no, scusate. È proprio fermo. Quindi arriverà presto il cambio. A parte il cambio, anche il recupero che
dovremmo essere almeno due minuti di fare. Bisogna sfruttare adesso il momento in cui giocano con un in meno. Tre minuti. 3 minuti di recupero. Andiamo Prinelli. Sbaglia il passaggio qui e adesso arriva anche il cambio. E beh, giustamente ci sta. È uscito numero 11 Ruiz, a cui gli si augura un pronto recupero, che non sia, come stiamo vedendo, un infortunio. Esce con il numero 11 Ruiz, entra con il numero 14 Fossati. Che non sia un infortunio di quelli pesanti, insomma, dai, mi dispiace anche vedere questi ragazzi che escono e non si sta muovendo. Sì, comunque 2004 non... Non si sta muovendo da... Goffi. Sbaglia il passaggio Goffi e poi Tordini non ci pensa due volte, poi non è sul Dio. Primo pallone sbagliato da Dio, sì, in questa gara. L'abbiamo sofferto. Cortinovis aspetta l'arrivo di Colleoni per la battuta di questa rimessa laterale. Manca 2 minuti. Cortinovis. Bravo Colleoni. A andare su Nessi. Passaggio per Careccia. Si muove tra le linee Viscardi, ma Careccio lo ignora. Cross in mezzo di sinistro, non c'è nessuno, c'è Dioc che allontana proprio sul compagno. Bravo Cazzola a recuperare questo pallone. È andato a tutto prenderlo. Regolare. È andato a prenderlo proprio di esperienza, di grinta. Attenzione, perché Cortinovis può andare via con il cross in mezzo, troppo. Attenzione, centrale, adesso portiere. Vediamo il tempo che il portiere ci impiega. Come al solito Stucchi aspetta il tempo. Nessi indietro per Pelliccioli, quasi diventava buono per... Ah, ma guarda che è stato ingannato da Procero. Bertoli, bravo Bertoli, in mezzo a due, viene trattenuto da Natale. Sì, su Bertoli si attaccano un po' tutti. Non c'è alcuna sanzione, infatti Bertoli si lamenta. E beh, normale, si attaccano tutti sulle maglie. Cazzola. Che poi non sono falli eclatanti, sono falli, cioè, che danno fastidio. Cortinovis, bellissimo il pallone. Vediamo Ostoni che deve fare qualcosa. Mezzo a tre, va da Tosi, mancano pochi secondi. Sì, farà finire giustamente l'azione. Anzi, già scaduto il tempo, ora l'ultima azione, Careccia. Aspetta l'arrivo di Viscardi, il cross in mezzo e raso terra dietro. Ci stava. È stato bravo difensore. Bravo Rigo qui. Vedi, il primo tempo molto bello finora. Ma sì, un primo tempo importante da parte, soprattutto anche da parte del Club Milano. La Virtus è partita solito diesel, dopodiché c'è stato anche il rigore, visto dall'alto, poteva anche starci o non starci a seconda da come lo si interpreta, perché è stato molto bravo Panzani a mettersi di traverso sulla palla che anche con Leoni stava magari per raggiungere. Dopodiché auguriamoci un secondo tempo di questa maniera, che almeno può divertire anche il fondo pubblico che c'è sullo stadio. Ci risentiamo fra un quarto d'ora, a dopo.
Eccoci di nuovo assieme con il risultato che però nell'intervallo non è cambiato, Gabriele, giusto? Sempre 1-2. Bravo, è presente Gabriele, perciò siamo a posto. Subito la Virtus che cercherà di rimediare al gol di svantaggio. Una gara dove la Club Milano ha fatto la sua partita, sinceramente non ha rubato nulla, poteva essere in vantaggio la Virtus, poteva essere in vantaggio il Club Milano, nessuno avrebbe detto niente. Difatti auspichiamoci ancora una bella gara come quella che abbiamo visto nel primo tempo. Sì, una bellissima gara quella vista nel primo tempo, speriamo che si possa replicare anche nel secondo, che possa divertirci molto in questa domenica che fortunatamente è soleggiata tranne in questo momento. E niente, stiamo già soffrendo la canicola. Insomma, abbiamo visto anche delle grandissime giocate da parte dell'attaccante Club Milano, Dio, finora incontenibile, ma anche le galoppate da parte di Cortinovi, insomma, autore dell'accorcio. Guarda, a me è piaciuto particolarmente anche Panzani che parte da centrocampo, molto sì, propositivo, e diciamo che essendo anche un giocatore del 2003 è di fatti, guarda, non vorrei essere il gufo da ancora Panzani prova ad andare via in velocità, ci riesce ancora un'altra volta. Si ferma all'ultimo, non ha avuto il coraggio a metterla, ha aspettato troppo a metterla a centro. Possesso ancora bravo, giallo, attenzione, bravissimo Prinelli a recuperare questo pallone. Ora serve Careccia che devi inventare bello qualcosa di il pallone in profondità, forse no, troppo lungo per peccato, Prinelli. Peccato. Comunque un dai e vai da tutte e due le parti che sono rientrati carichi. Sì. Rientrati i carichi e sul pezzo, insomma. E stavo dicendo prima, no, non vorrei essere tacciato di, perché tutte le volte che indoviniamo il giocatore che potrebbe fare, fa, giusto? O siamo bravi o siamo veggenti, o però è indiscutibile che conoscendo un po' il calcio, un po' di esperienza. Cazzola. E avendo giocato a calcio, e tu essendo ancora in età da poter far bene. Forse. Non era male il pallone, no. Comunque bello anche l'inserimento di Bertoli. Bertoli che comunque sta sostenendo ancora l'attacco. Cambieresti qualcosa tu, visto qua in campo? Ma per ora non mi sono dispiaciuti assolutamente. Nessuno, perché no, tutti hanno fatto il loro. Hanno fatto tutti il loro. È solamente nell'uno contro uno che ci sono due o tre giocatori del Club Milano che sovrastano i nostri, sì, che vanno, e quelle vanno partite quali vinci vista l'equilibrio con i singoli, tante volte che c'è nelle gare lo vinci con la giocata del singolo che nell'uno contro uno riesce a fare l'altro, cioè. Iscardi dovrebbe puntare sempre sull'esterno. Natale prova a metterlo giù, prova Iscardi, ora Ostoni si appoggia a Nessi, vede centralmente Tosi e lo serve, ora con Leoni si allarga, si va da Cortinovis viene in mezzo, il cross in mezzo di sinistro un po' sbilenco, ma comunque il pallone arriva perfetto sui piedi di Ostoni, vuole l'1-2 su Nessi, ma alla fine si va da Careccia dovrebbe calciare Careccia adesso, aspetta e serve Ostoni, raddoppiati ancora i giocatori della Virtus, per forza Careccia sì. Si fa vedere Viscardi dietro, che ha lo spazio anche per servire Tosi. Pallone per Bertoli. Si continua a girare con questo possesso palla, grandissimo Bertoli a disorientare Tordini, ora Careccia prende il pallone dentro, no, filtrante per Ostoni, non arriva però. Poteva essere un bel passaggio se Ostoni fosse stato 20 cm più alto, la spaccata 5 cm più larga. Bella, comunque bella sia. Austoni a dettare il passaggio e forse un po' troppo forte Careccia. Tifo comunque virtuosino, si fa sentire, non manca. Ma sempre in maniera educata. Bravo Panzani anche qui nel controllo, purtroppo perde il pallone, ora prova a ripartire Careccia. Dall'altra parte c'è Cortinovis, ma alla fine si va da Cazzola. E guarda, se riuscissero a creare anche la catena di destra, ti ho detto, riusciremo a dare una svolta da qui, tra l'altro è arrivato il gol, catena di sinistra che ha creato, diciamo, l'azione, certo. Poi
conclusa da Cortinovis. Ora qui c'è il fallo su Austoni. Rico chiede spiegazioni insieme al capitano Costa, ma mi sembrava abbastanza evidente. Careccia sul dischetto, sul pallone. Tosi ultimo uomo, Viscardi appena fuori dall'area e poi tutti dentro. Eh sì, ormai è una consuetudine, quello che ti dicevo. Occhio a Cortinovis perché arriva sul secondo palo, il cross in mezzo. Forse ancora troppo sul portiere. Troppo sul portiere. Questi cross, si allunga il pallone, bruttissimo fallo questo, attenzione. No, fallaccio. Era già ammonito, doppia ammonizione per Froschiani. Arriva l'espulsione al quinto minuto della ripresa. Non poteva fare un intervento di questo tipo, Un intervento poco intelligente da parte di Froschiani. No, sapeva già di essere ammonito. Nettamente in ritardo poi sul pallone, qui le conseguenze si pagano. Sì, ma lì è questione di, non so che transagonistica abbia preso, cioè devi andare su un giocatore che poi era una palla che, sai. Quindi con un uomo in meno il Club Milano dovrà continuare questa partita, insomma. Per 40 minuti più recupero. 40 minuti più recupero non è semplice. No, assolutamente no. Perché l'errore di solito che si fa è spostarsi un uomo in più avanti, due uomini in più avanti rispetto a quelli che giocano con un uomo in meno, e vai a chiudere praticamente tutte le traiettorie di passaggio, di gioco. Speriamo che comunque riusciamo a farli uscire un po' da... Ora sarà molto più difficile per il Club Milano, che dovrà cercare di limitarsi a difendere. Il vantaggio minimo. Guarda che il loro plus è che anche una squadra fa molte ripartenze e attacca. Careccia al cross in mezzo a cercare Nessi, che va di testa ancora dentro. Allora Tordini molto bene. È tutta partita che sta facendo bene Tordini. Sì, una grandissima partita. Una partita insieme a Diouk e Rigo stanno limitando Bertoli per quel che possono fare, perché comunque Bertoli si sta rispettando bene. Per ora sta facendo anche. Vedi che adesso si sono messi anche a 5 dietro, 5-3-1, prima erano 5-3-2, quindi sì. Non sembra essere cambiato molto il piano di gioco. No, assolutamente. È stato abbassato Panzani in questo momento al posto di Froschiani. Nessi, ora Austoni, dentro per Tosi, dall'altra parte c'è sempre Cortinovis libero, ma si va ancora da Nessi, Careccia. Lo spazio per calciare invece va di pallonetto su Nessi, il pallone è ancora troppo lungo, ma attenzione, c'è angolo, sì. C'è fuori gioco, non si capisce molto bene, poca intesa fra il direttore di gara e il guardaline, prima era calcio d'angolo, poi fuori calcio d'angolo a ripresa al gioco laterale, al fuori gioco, sai, poi noi abbiamo una visione da centrocampo che magari non è quella che... No, certamente. Però, sai, le prospettive, hai fatto, non dico geometria a scuola, ma maglia che sicuramente a Rigo piace, perché Cazzola sale col pallone ora con Leoni, uno in più, ragazzi miei, qua. Cazzola, Nessi, Careccia sulla fascia, dentro di sinistro per Bertoli, vedi? Messo giù ancora Rigo, altro calcio già subito all'andata, Rigo a muso duro, Rigo con il direttore di gara, sì, però è palese, dai, vediamo, ogni intervento è una maglia XL, cioè, che diventa chissà cosa, cioè, fai finta di niente, vai via e... Che comunque di personalità ne ha, perché questo Rigo, perché andare a contrastare l'arbitro a fronte di un'evidenza di un fallo fatto. Attenzione, perché Careccia si mette abbastanza dritto sul pallone, forse può anche andare in porta da lì. Beh, nel DNA Careccia ce l'ha il tiro,
Forse in questo caso gli è mancato. Sì, il DNA si è fermato lì, all'imprinting. È rimasto. No, ne abbiamo visti i fari di gol importanti anche. Quello che mi ricordo meglio forse è quello col Piacenza, insomma una disfatta, oh, sì. 6-1, ma aveva fatto un gol clamoroso. L'incrocio dei pali a Piacenza, gol alla Varesina, quanti ne vuoi? Lancio lungo di Stucchi, bravo Careccia a saltare. Vedi? In qualche modo Rigo, Roberto li contiene il pallone. Mette che è tutto un fallo. Su Bertoli calcola che è tutta partita, che quello sì, che dicevamo anche nel primo tempo, è impossibile fallo sistematico. Tosi, Salinessi, servito. Il pallone per Careccia. La finta, ora Prinelli viene incontro al pallone, si serve proprio Viscardi. Va al dribbling, invece si torna a Prinelli, cross in mezzo sul secondo palo dove c'è Cortinovis, anticipa troppo. Sì, no, ma non è riuscito a staccare. È saltato, ma non è riuscito a staccare da terra. Quella che dicevamo prima, la costante appunto è il fallo su Bertoli, cioè. Rilancio lungo di Stucchi, molto lungo, molto lungo. Cazzola di testa, Nessi, e poi si va da Viscardi dove ha lo spazio deve per andare. Allungarsi la Careccia, deve allungarsi Careccia. Ancora Viscardi, Tosi, si fa vedere Careccia, si sovrappone proprio Viscardi, ma si ritorna ancora dal numero 4 della Virtus. Scambiano i due. Careccia sempre, solita finta, disorientare tutti. Cortinovis in mezzo, messo giù Panzani, no, che una... male giù, non viene neanche toccato. Guarda, se fossimo negli anni 20-30 la Nicolò Carosi potrebbero credere un po' a tutto, però ci sono le immagini, non è stato niente di che. Difatti si alza. Vabbè. Adesso poi con Stucchi si aspetta. Vedi, non ha niente. Che se fosse già infortunato non correrebbe subito diritto così. Intanto si prepara il cambio anche a panchina rosso-blu. Entrerà Belloli, uscirà, sembra, Prinelli. Che oggi non ha brillato. No, oggi è una partita diciamo da sufficiente, sì, però non ha dato quell'imprinting. Bravo, solito suo. Austoni, mezzo a due, Austoni messo giù. Addirittura hanno fatto il giro a 6, adesso 5. Tosi, trova nessuno, costretto a tornare da Colleoni. Con un tocco in più si va da Nessi. Tosi, pressato da Costa, ancora Tosi, ancora Nessi. Bertoli, bravo Nessi, cadendo riesce a impedire la ripartenza di Dio. Ora con Leoni, Cazzola, sventagliata su Careccia, tocca però Fossati, sì, e la manda fuori. Battuta subito. Andiamo a vedere Nessi, che è uno dei cannonieri della nostra squadra. 6 gol ha fatto, Nessi. Careccia sull'esterno, bene, cross in mezzo per Nessi, che non se la sente di provare. È difficile provarla lì, eh. Ora Goffi va dal piede, si molto bene Goffi nell'eludere poi Nessi. Panzani parte in velocità, prova ad andare via, viene messo giù senza fallo. E si continua a giocare ora Tosi. Sì, cerca un po' troppo la caduta adesso. Allora per Careccia. Cazzola. Ora Cortinovis. Non c'è movimento in area di rigore, allora si torna. Beh, ma per forza. Il lancio murato. Quello che ti dicevo. Vai.
Diamo ben Loli appunto pronto, vediamo chi dovrebbe uscire. L'arbitro che non si accorge. Bravo Stoni a controllare questo pallone, mi ha messo giù. Ma deve a giocare. Bravo Stoni, in qualche modo messo giù. È fuori dall'area, però. Mi ha messo giù fuori dall'area. Sì, 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 fuori dall'area, fuori dall'area. Nessun rigore. Nessun rigore. Pure anche Prinelli che era, aveva subito fallo in area dopo che avesse fischiato. Sì, forse era meglio se avesse lasciato continuare, però vabbè. Il primo fallo è quello che conta. Sì, sì, bene. Vediamo il cambio che c'è stato. Sì, si aspetta ancora per il cambio, probabilmente proprio Del Prato che vuole aspettare. Ancora non è stato chiamato. Careccia sul punto di battuta, pronto a i vari scambi in area, vediamo. In mezzo nessuno sul secondo palo. Cross in mezzo appena lì, attenzione, il pallone rimane lì. Peccato, peccato. Non riesce a buttare dentro questo pallone. Ora Viscardi, Tosi. Non è riuscito in area. Nessi la rivuole in mezzo, ma si va da Viscardi. Viscardi aspetta Ostoni. Rallentano l'azione, ma comunque tutti dentro. Attenzione, sbaglia il passaggio di parte Goffi. Dio dall'altra parte, un 2 contro 2. Sbaglia il controllo. Ora Goffi dentro. Attenzione, non c'è nessun tocco di mano. E si può ripartire velocemente con Viscardi. C'è. Qui accanto abbiamo la tifoseria di Milano, sì, gli Ultras. Lasciamoli sfogare un po'. Curtinovis dentro per Ostoni, può andare subito con il cross in mezzo. Tordini allontana ancora Prinelli, mette giù bene questo pallone, sbaglia l'appoggio, però Natale addosso a Tosi, si continua a giocare. È un assalto virtuosino, eh? Sì, per ora sì, perché comunque un uomo in meno, ovvio. Ma loro erano stati bravi anche a ripartire in contropiede. Il pericolo che c'è stato ora nel contropiede del Club Milano è stato veramente pericoloso. Eh sì, ma è normale, eh. Poi l'errore grosso, non puoi fare un passaggio laterale in mezzo al campo. Il pallone per Bertoli, sbaglia il controllo, ma si rimane lì perché Careccia riesce a recuperare il pallone. Ora Tosi potrebbe anche andare al tiro, ma non c'è l'occasione. Ora Viscardi sfida nell'uno contro uno. Natale va sull'esterno, il cross in mezzo è buono perché il pallone è dentro. Il tiro, attenzione, cos'è successo? Alla fine vediamo, si fischia la rimessa dal fondo, probabilmente c'è rimessa dal fondo. Sì, sì, ora c'è giù ancora un giocatore e ci sarà anche il cambio. Esce il numero 8, avevi indovinato, Prinelli. Sì, vabbè, ma questi qua sono sempre giù. Boh. Questo è sempre il numero 8 Prinelli, entra con il numero 19 Belloli. Cerca di dare più azione offensiva. Facciamo il tridente? Si farà un tridente, dai. Molto probabilmente sulle sponde di Bertoli di Tess si andrà a giocare con Ostoni, sì. Belloli. Belloli però. Se ne viene fischiato il pallo. Sì, un arbitro che è una vergogna. Prima di sera, altre sostituzioni che si apprestano. Sì, entrerà Santonocito e Berzi. Ora sul pallone Costa e Goffi. Santonocito forse va, per Ostoni? Va Goffi in mezzo, Natale colpisce. Fuori gioco, l'arbitro ancora non se n'è accorto. Fuori gioco visto dall'arbitro. Arrivano anche gli altri due cambi per la Virtus. Probabilmente uscirà
con Leoni, forse. Due sì. Virtus esce con il numero 2 con Leoni e entra con il numero 15 Berti. Infatti, le abbiamo indovinate le sostituzioni. Ma qualcosina Sant'Unucito ci potrebbe portare in avanti. Sicuramente la qualità tecnica là davanti serve. E pochissime partite quest'anno, due? Purtroppo, presenze. Anche per l'infortunio, anche che l'infortunio che ha avuto. E poco minutaggio anche. Bravo Rigo in questo momento. Bello il pallone per Natale, bravo però a chiudere. Loro 14 fossati la rimessa. Prova ad andare via nell'angolino. Dio, Nessi alla fine con intelligenza. Bravo Viscardi. Ne esce bene. E Loli. Pronto a farlo partire. Cazzola. Testa alta. Dobbiamo aggirarli sulle fasce per così. Forza. Pallone per Careccia, si sovrappone ancora una volta Viscardi. Si torna sempre da Tosi. Eh beh, un metronomo di quelli che... Ora Berzi, Sant'Unucito di prima su Cortinovis che ora si è abbassato. Tosi può anche pensare di andare al tiro, alla fine si va su Viscardi. Tosi. Attenzione, il pallone rimane lì, Belloli arriva al tiro. Raso terra alla fine, anche deviato. Vediamo un attimo cosa può essere successo se... Sì, è successo che Sant'Unucito è stato atterrato, oppure si sono atterrati a vicenda con Panzani, forse. Sì, sì. Bravo Nessi. Ventiduesimo quasi. Vista in campo adesso potremmo anche riuscire a fare il gol del pareggio. Sì, certo, bisognerebbe un attimo alzare la velocità del fraseggio. Insomma, in questo momento si è un attimo abbassata, come in questo momento. Bravo qui Sant'Unucito, il pallone è dentro per Belloli che può andare al tiro. Murato però, benissimo da Panzani. No, gesto abbastanza furbo, no, da parte di Tordini, è strano, dai, questi sono giocatori comunque bravi, giocatori fuori campo, trascinato in campo per fargli fare i crampi, ci sono le immagini, cioè neanche così, no, dai, cioè se pensano di, non è bello, cioè si può giocare a calcio e giochiamo a calcio, basta. Un giocatore fuori campo, riportato, trascinato in campo. Segnaline, richiamo l'hotel, arbitro. Boh. Cambio per il club Milano, esce con il numero 8 Natale e entra con il numero 15 Mazzitelli. Tantissimo tempo perso comunque, cioè qua proprio è... Esce anche col numero 7 Panzani ed entra col numero 20 Ghiotti.
E ciao a quello. Sì, insomma, tantissimo tempo per fare le sostituzioni. Ma probabilmente vengono troppo la Serie A quei ragazzi qua. Il direttore di gara, insomma, facendo di che si recupera tutto. Anche la Virtus sta sostituendo. Perso tempo, stanno sostituendo un po' tutto. Anche per la Virtus esce con il numero 7 Cortinovi, sempre con il numero 18 Pileni. Comunque anche l'arbitro si deve essere accorto che c'è qualcosa che non funziona, perché comunque è la prima volta che assistiamo a una gara con queste perdite di tempo. Sì, così smisurate. No, sì, così palese. Sicuramente ancora si continua. Per il nuovo entrato Ghisleni, prova a saltare l'uomo, non ci riesce, alla fine non c'è fallo, si continua a giocare. Fossati si era buttato sopra il pallone, bravo Belloli in contrasto a recuperare il pallone, si rimane sempre lì. Ghisleni mette ordine, attenzione Tosi, può anche andare il tiro, Tosi fuori. Peccato. Di tocco. E adesso ci saranno i due minuti riguardo la ripresa del gioco. Vediamo un po' lì sto. Guarda. È indisponente una conduzione così. È indisponente, guarda. Ancora il lancio lungo. Gli Stucchi cercare Fossati. Arriva Dio. Mouna Dio, prova il passaggio per l'altro Dio, Careccia bravissimo a liberarsi, poi sbaglia e prova a ripartire Dio in velocità. Messi lo recupera molto bene ed evita anche il calcio d'angolo. Ora va a prendersi questo pallone, ancora molti secondi buttati. Ma quella è una costante, probabilmente così giocano, così probabilmente ogni volta che il pallone esce saranno minimo 15 secondi se non di più. Va Costa dalla bandierina in mezzo, allontana Cazzola. Mazzitelli bravo a superare Berzi, il cross in mezzo, ancora una volta Cazzola e poi Careccia, aspetta l'arrivo di Dioc e alla fine si va su Santo Nocito che prova a girarsi, Santo Nocito atterrato proprio da Mazzitelli. Si riparte subito, Santo Nocito allarga per Bertoli che manca il controllo, però riesce comunque a tenere in campo Ghisleni. Attenzione, invece si dà fuori, non sembrava da qua. No, visto da qua no, però sai, l'assistente è lì sulla linea. Insomma, vorrei sfruttare un attimo tutte queste perdite di tempo per parlare di una cosa. Insomma, settimana si è parlato anche alla stampa di questi scioperi dei calciatori. Sì. Te cosa ne pensi? Ma che comunque anche lo sciopero, avendo un contratto di lavoro, dovrebbe essere regolamentato con delle regole certe e precise, perché qui ci vorrebbe un jus laborista, cioè persone competenti che ti possono dire lo sciopero si fa in questa maniera, perché attenzione, anche per giusta causa, se tu hai un contratto non è che puoi interromperlo a ragion veduta. Siamo ancora molto lontani a una regolamentazione precisa, secondo me.
perché se uno non prende stipendi è giusto anche che faccia una rivalsa. Ma in che maniera? Oggi nel mondo del calcio, con i contratti nuovi di lavoro che ci sono, logicamente, non è indicato nulla. Cioè, tutto va bene, viva la Marchesa, ma non è così. Non è così, perché se c'è gente che lavora, cioè nel calcio ci lavora, ha famiglia e tutto, è giusto anche che vengano pagati. Sì, comunque... Posso fare sciopero? Sì, no, me lo devi dire. Che rivalsa posso fare? Cioè, non c'è una materia, cioè, non c'è un protocollo, un qualcosa che si possa seguire per avere le proprie ragioni. E rischiando anche che, non giocando, tu hai mancato a quello che può essere quello che hai firmato. Gabriele, è difficile dare un'opinione. Insomma, il settore del calcio anche in Italia penso sia uno dei settori più importanti. Assolutamente, il 3%, a livello economico, bravissimo, del PIL italiano. Il 3% del PIL italiano, tu col 3% del PIL italiano non riesci a regolamentare anche quel che può essere lo sciopero. Quante squadre, ad esempio, che hanno il contratto di lavoro dilettante, chiamalo quello che vuoi? Sì, comunque noi parliamo di Serie A, Serie B, Serie C e anche Serie D. Sì, no, attenzione, io sto parlando dalla Serie A, certo, ma anche in Eccellenza, in tutti quei contratti lì. Se non mi dai modo di essere corretto e preciso, perché penso che anche i ragazzi vogliono essere corretti e precisi a non avere poi delle contestazioni, di poter seguire, cosa dobbiamo fare? Avere i sindacati? L'AIC esiste? L'Associazione Italiana Calciatori esiste in questo momento? Cosa consiglia? È difficile, Gabriele, è difficile. Difficile perché quest'anno è il primo anno. Si stanno sperimentando delle cose che magari tanta gente non ha neanche pensato, perché non penso che tanta gente sappia le problematiche del calcio, che non esiste solamente la partita la domenica, ma la problematica del calcio è anche chi ti pulisce gli spogliatoi. Eh beh, certo. Come paghiamo quelli che puliscono gli spogliatoi? Guarda che il protocollo è uscito a febbraio. Come regolamentare chi possiamo pagare, chi si può pagare, chi non si può pagare a libro paga della società. È uscito a febbraio, eh? E prima? Due dita negli occhi? Cioè, è tutto troppo da scrivere qualcosa di certo. Dopodiché possiamo venire alla partita, possiamo magari essere tifosi della Virtus o del Club Milano, come oggi, tifosi del Club Milano. Ci possiamo anche lamentare se magari uno perde tempo o non perde tempo, se ne, nella maniera onesta, senza offendere niente nessuno, quello ci può stare. Però a monte non c'è nessuna chiarezza, non c'è nessuna chiarezza. Cioè, su come comportarci nel caso che ci siano da fare degli scioperi. Addirittura c'è una squadra nell'altro girone che non si presenterà neanche oggi perché hanno arrestato il presidente. Cioè, immagina te. Dai, speriamo Santonocito che faccia qualcosa e via. Sì. Questo non è uno sfogo, ma è una presa d'atto di quello che sta succedendo nel nostro mondo, insomma. Sì, torniamo alla partita ora. Dai, Messi. Torniamo alla gara. Nessi 32esimo, insomma. Ma c'è ancora tempo per raddrizzare questa gara. Careccia, Berzi. Pallone diretto su Santonocito, si prova a girare bene su Diok, messo giù. C'è fallo lì. Sì, c'è fallo. Si dispera Diok, forse anche un po' troppo. Ma punizione dal limite, Careccia, no, da lì va un sinistro in realtà. Abbiamo visto cadere un giocatore anche da quello Milano da fermo. Sì, ho notato adesso. Sì. Notato? Da fermo, da solo. Pensava che ci fosse dietro l'avversario caduto. Dovrebbero magari. In quattro sul pallone. Insomma, Cazzola sembra essere lì un attimo per dar consigli. Sì, solo per consigli. Belloli, altro specialista, si allontana, lasciano Santonocito e Careccia. Insomma, da lì manderei un sinistro. Sì. Tutti schierati in barriera. Ma ci sta. Joke, Tordini appena fuori a marcare. Rigo fisso su Bertoli. Attenzione, arriva sì, anche sì, no, il ma coccodrillo. Rigo, comunque Rigo. Anche il coccodrillo ora va Santonocito. Goal! Ma che gol ha fatto! Grandissima punizione di Santonocito. Grandissimo gol! Ma che gol ha fatto! E spero che per lui sia una rinascita da quello che è. Spero che per lui sia una rinascita per quello che ha passato. Pareggio strameritato visto nel secondo tempo.
ma che gol ha fatto, una punizione, una pennellata. Guarda, quello che ha passato in un anno e mezzo di infortunio, che per fortuna è riuscito a risolvere qua la Virtus. È stato ripagato tutto in una palla precisa, no, sotto il 7. Guarda, Club Milano perfetto fino al 50esimo. Dopodiché ha cercato troppo di far passare il tempo in maniere un po' strane. Non abbiamo capito perché. E sai che qua, la puoi anche vincere qua, eh? E adesso è tutta un'altra partita, perché il pareggio qua va bene entrambe le squadre, ma ovviamente sì, si cercherà qualcosa, attenzione, di più. Occhio, attenzione, che Muna. Batti e ribatti, Belloli guadagna la rimessa laterale con furbizia. Penso che ci abbia regalato un'emozione Santonucito, che più che altro conoscendo anche la sua storia di sofferenza di tra l'altro ha fatto un gol meraviglioso. Nessi con calma ora la Virtus, ma tra l'altro venendo allo stadio prima con l'amministratore delegato del presidente Virtus Morosini si era espresso in maniera che oggi Santonucito ci avrebbe dato una grande soddisfazione, probabilmente un premonitore, no? Sarà una premonizione, non so cosa, ma praticamente una società di veggenti, insomma. Sì anche sì, perché probabilmente tanto potrebbe arrivare anche l'altro cambio. Casa Virtus entrerà Daniele Viscardi. Beh, Daniele Viscardi è uno che se te la mette sulla forza, sulla corsa, a pochi uguali, sì, anche se è un ragazzo giovane. Qui serve in questa sì, gara. Sì, adesso serve, sportellate, servono sportellate. Bravo Nessi, secondo tempo non si è visto. Non si è visto Dio, probabilmente ha avuto l'autonomia nel primo tempo, che anche, attenzione, al primo tempo aveva più spazi, più supporto di gioco da parte della sua squadra. Dio è cominciato a sparire quando la sua squadra ha cercato di amministrare il risultato. Nel momento che ha cercato di amministrare di più risultato, Diop non ha avuto supporto dei centrocampisti, un altro e quell'altro, non ha avuto palle giocabili, è diventato marcabile, anche se secondo me è un ottimo giocatore per questa categoria. L'ha dimostrato, hai voglia. Ovviamente a calcio si gioca in 11, bravo, Sleni nel controllo, il pallone rimane dentro, attenzione, il corso in mezzo, allontanato, Diop. Anche qua. Il pallone in realtà era uscito. Pallone era già uscito, sembrava. Alla fine sarà rimessa dal fondo, no, si fa male di occhio. Un altro in terra. Ancora in terra. Vedi? La sta perdendo qua il Club Milan. Con i crampi, sì. La pareggiata qua, Club Milan. Purtroppo queste scene sono brutte. Se la perde con questi episodi, perché la partita è ancora tutta aperta. Sì, lunga, mancano 10 minuti, insomma. Vedi? Niente. Cioè, capisco se uno ha l'infortunio, ma quelle cose qua lasciano il tempo che trova. Poi, com'è possibile tutti questi crampi in una società di sedizia? Dai, una Stucchi. Bravo Careccia a fare la spurtellata. Ora Nessi di testa, allontana. Il pallone un po' a metà. Fa su il pallone di O. Dio prova l'appoggio sull'altro Dio, ma Nessi fa su il pallone e si va da Pelliccioli, ora Viscardi e Virtus Tosi, che sta attaccando. C'è lo spazio, tutti schiacciati, eh sì, nella propria metà campo, tranne l'attaccante. Ora Tosi, devono per forza fare questo. Pallone per Belloli, intanto Careccia si è dovrebbe sotto Bertoli. Dovrebbe qualcuno entrare, ecco dove sta entrando Belloli, e lasciare largo Ghisleni, perché sarebbe l'uomo in più. Nessi, pallone per Ghisleni, possesso, palla ora su Careccia, ora Ghisleni. Bravo Ghisleni. In velocità, il pallone per Tosi, dentro per Santonucito, allarga dove non c'è nessuno, però la palla era buona, ma non c'era veramente nessuno, forse
qualcuno ha ritardato a memoria, no, a memoria, a salire, qualcuno, sì. Qualcuno non ha fatto il movimento, qualcuno sì, non ha fatto il movimento che si tra Viscardi e Berzi non è salito. Beh, vedi, cioè le partite sono ancora lunghe, quando cioè è palese, ancora vedi il lancio lungo addirittura con la gamba alzata. Beh, Tosi, forse qui c'è fallo, anzi niente, riparte Dio, attenzione, attenzione, prova ad andarsene in velocità Dio, fermato però da Nessi e poi Viscardi, bravo, scivolata, Viscardi che la manda fuori, ad evitare il calcio, bravissimo d'angolo. Viscardi a recuperare una palla che sembrava indirizzata, sì, sembrava destinata ormai al calcio d'angolo, bravissimo a recuperare questo pallone. Se lo perde Berzi, ma poi alla fine il cross fortunatamente è lunghissimo. Sì, sì. Un po' di stanchezza penso che poi cominci a uscire. Caldo fatta caldo, eh. Quarantesimo. Manca poco, 5 più recupero. Cazzola. Vede Ghisleni e viene servito proprio il giocatore ex Atalanta, grandissimo il controllo. Rimane il pallone, si abbracciano alla fine. Se arriva il portiere abbiamo ancora il minuto di... Rimasto a terra Ghisleni. No, mai. Ma alla fine si rialza. Stucchi alla rimessa, la sua solita rimessa tardiva. Cosa curiosa che tra l'altro il portiere non è neanche stato ammonito. Ma non c'è più un regolamento che ti dice che devi per forza. Tosi rilancia un po' sbilenco alla fine Bertoli. Comunque, ti dirò, indipendentemente da tutto, a me la guerra, cioè guerra, la battaglia tra Rigo e Bertoli mi è piaciuta, molto bella. Cioè, comunque due giocatori anche, che si sono impegnati al massimo, sia Rigo Tosi, sia Bertoli, anche quella tra Nessi e Dio. Sì, sì, ma Santonocito prova ad accelerare, Santonocito va via sulla fascia però rimane lì, cross e sì, guadagna comunque una rimessa. E ti sto dicendo, comunque tra Rigo e Bertoli è stata una bella battaglia onesta, fin tanto che poi logicamente vedi tirare la maglia, protesti un po' e ha tirato la maglia, però è stata una bella battaglia. Tosi, Nessi, pallone su Ghisleni, ancora Nessi, c'è lo spazio per andare centralmente su Bertoli, il velo, Careccia vuole andare da solo, pallone corto per Ghisleni e sarà ancora calcio d'angolo. Alla fine abbiamo trovato quello che cercavamo, quantomeno un calcio da fermo, perché lì ormai la palla era persa, erano tutti schierati, se l'avessero rimessa in area l'avrebbero presa loro, perché sulla diagonale non avevamo diagonali. Santonocito, il pallone è corto, Belloli può andare al tiro, Belloli, il pallone esce di un niente. Pallone che è uscito di veramente un soffio. Giusto anche per spezzare adesso. Esce il numero 10. Il Club Milano esce con il numero 10 Goffi ed entra con il numero 10 Greco.
Sì, adesso guarda. Sì, una buona gara la sua. Sì, una buona gara, è un'uscita da zoppicante. Boh. Vabbè, niente, un minuto fa. Insomma, il cambio non era neanche pronto in realtà. Difatti. No, una buona gara sì. Attenzione che intanto il cambio di Viscardi è stato rimandato. Forse Ivan Del Prato ha scelto un'altra... No, ha scelto di continuare così. Vedi? Non c'è fallo, si continua a giocare, attenzione. Vedi? Si quello continua, che è la, sì, la lotta, sì, da una, sì, parte, continua, però anche quel difensore qua, personalità ne ha. Beh sì. Essendo poi anche un ragazzo giovane. Sì, si parla comunque di un 2005, eh. Bravo Careccia, Tosi può allargare dall'altra parte dove c'è Viscardi che sale. Attenzione, vengono dati 6 minuti di recupero. Eh beh, ma è minimo, eh. 6 minuti di recupero. Santo Nocito si accentra, poi decide di tornare su Viscardi, ma non gli lascia il pallone. Santo Nocito, il cross in mezzo. Tordini allontana. Ora Santo Nocito. Nessi si allarga, Careccia. Sì, è un assalto, a scacchi. Poi è un assalto, però, con il gioco degli scacchi. Vedi, si sposta uno, si muove l'altro, quell'altro. Nessi. Pallone per Careccia sulla fascia. Arriva Fossati a contrastarlo. Careccia uno contro uno. Va al cross in mezzo, troppo lungo, però. Cade un altro. E va ancora per terra il giocatore. Ma non ci crede, non ci crede più nessuno. No, sono forti questi. Si tira su dopo. Niente, non è successo niente. Stucchi ancora con tutta calma. Sì. Guarda se si potrà. Lancio lungo, bravo Careccia ad intercettare, qui c'è fallo però. Subito su Cazzola, Tosi. Si fa vedere Ghisleni, controllo è buono, si lascia cadere, non c'è niente, ancora si continua a giocare. Dio, lancio lungo a cercare un compagno. Perde il controllo del pallone, rimane lì di forza, prova ad andare via Nessi, questa volta riesce a contrastarlo. Se ne sono andati via i primi 2 minuti di recupero. Sì, ma... Belloli svirgola, Tosi alla fine prova a rimettere le cose a posto, ma alla fine riconsegna Fossati, bravo Dio in mezzo a due, ma poi alla fine ritorna sui suoi passi Tosi, che aspetta l'uscita del pallone. Cazzola sale, Cazzola cede ora a Viscardi che ha lo spazio, sì, per andare, si ferma invece ancora per Cazzola, Tosi che ne ha molto di più di spazio, può andare anche da Nessi. Bertoli che si torna indietro, Viscardi non si trova la chiave per qua ci vuole ancora aprire la difesa avversaria. L'invenzione, quello che dicevi anche tu, l'invenzione che ti fa saltare il banco e via. Bravo Viscardi, ancora andare via, ora Belloli si ritorna ancora una volta indietro, Cazzola si sistema il pallone per crossare, ma alla fine si torna nuovamente da Belloli, si accentra, Bertoli che è uscito dall'area, prova ad andare via, Bertoli dentro l'1-2 con Careccia, il pallone rimane lì, Viscardi tiro di sinistro che si impenna e va fuori.
Comunque una perdita di tempo da parte di questo portiere. Probabilmente il portiere ha perso 5 minuti in tutta la partita. Sì, sì. Andare avanti così. Ma guarda che comunque, secondo me l'errore grosso che ha fatto quello Milano partire dal 50esimo a perdere solamente tempo e non pensare più a giocare. Cioè pensa che essere furbi di qua di là, ma alla fine non, cioè, indisponi e basta. Un cio lungo. Quello Milano che si è visto nel primo tempo è una signora squadra per come ha giocato, però poteva giocarla tranquillamente anche il secondo in quel sistema lì. Attenzione, perde il pallone, ora Berzi va con la rimessa da Tosi. Viscardi, Cazzola, Nessi, gli ultimi assalti, forse l'ultima azione, anzi quasi l'ultima azione, manca un minuto da ora. Bertoli, incredibile come l'ha seguito fino a metà campo. Ma te l'ho detto, è stato un duello nel duello, guarda. Cross in mezzo, Murato, mancano. È uno di quelli che comunque, pur brontolando da tifosi Virtus per quello che, per come ha marcato Bertoli, comunque è stato quello che, niente da dire al difensore. 40 secondi alla fine, prova Viscardi a crossare in mezzo, non ci riesce. Ma possibile che non ci siano neanche le palle? Ci sono palloni, sì, esatto. No, ci sono. Ora non nascosti. No, sono lì. Ora Belloli si aspetta sto maledetto cross in mezzo che non arriva. Ora Tosi si gira su Nessi, mancano 15 secondi, dentro per Bertoli. Viscardi prova ad andare in mezzo col cross, dentro per Nessi, incornata di testa, si rimane lì. E alla fine fa sul pallone e si fischia alla fine di questa gara 2-2, un pareggio. Avremmo voluto commentare un secondo tempo un po' più dinamico, un po' più. Abbiamo commentato tante volte dalle perdite di tempo che non hanno praticamente, non lo so, rovinato la partita. No, sì, rovinato la partita perché puoi giocarla normalmente, cioè non cambia niente. La Virtus sì, ha recuperato, ha fatto la sua partita, poteva magari spingere a fare qualcosa di più, forse sì, forse no. Club Milano visto per 50 minuti, una buonissima molto squadra, sì, dopodiché squadra che hanno preso quell'andamento di non giocarla più, non sono più arrivati i palloni filtranti in avanti, probabilmente gli andava bene così. Poco da dire. Cosa ci consoliamo? Che muoviamo la classifica e non perdiamo. Dopodiché vedremo anche. Ora 45, Club Milano a 42 là. Bisogna andare a vedere anche gli altri risultati. Anzi, se li possiamo anche dire per come sono aggiornati in questo momento. Per cui, allora, Calcio Brusaporto 0, Piacenza 2, Casatese 2, Pro Palazzolo 1, per cui la sconfitta oggi del Pro Palazzolo, e Piacenza che va avanti. Castellanzese 1, Ponte San Pietro 4, questo qua è un risultato che fa comunque rumore. Clivense 1, Caravaggio 0, Folgore Caratese 0, Desenzano 2, Real Calepina 0, Legnano 0, Trisium 0, Arconatese 1, Varesina 0, Caldiero, Calcio Caldiero 2, Villa Valle 4, Crema 2 e Virtus Cisarano Bergamo 2, Club Milano 2. A tutti quelli che ci hanno seguito durante questa telecronaca si può fare un altro che augurare una buona serata e una buona continuazione. Sì, una buona serata e una buona domenica. Da parte di Roto Aurelio e Gabriele Viscardi e da Matteo Moffioletti, un arrivederci.